Mi sembra una bellissima manifestazione dove c'è la possibilità per i partecipanti di pedalare su un territorio magnifico. Il filmato che abbiamo visto è veramente splendido e ti dà la voglia di essere presente. E tra l'altro, appunto, è una prima edizione e penso che nel centro dell'Italia ci sia bisogno di una manifestazione così importante, anche perché il mountain bike è sempre più importante, ci sono sempre più persone che vogliono fare mountain bike e quindi ben venga una manifestazione del genere in un territorio così bello, tra l'altro appunto nel centro di un parco nazionale. Infatti proprio il comprensorio e i boschi, le montagne sono il terreno ideale perché la mountain bike possa attecchire dalle nostre parti. Negli ultimi tempi c'è certa diffusione di questa disciplina e noi ci auguriamo che anche questa prova servi a dare un ulteriore lancio a questo mondo della mountain bike, delle ruote trust che sicuramente si sposa bene con il territorio. Siamo qui con il presidente Renato Riocco. Qual è il suo pensiero a proposito di questo movimento ciclistico che si sta sviluppando negli ultimi anni sul territorio? Abruzzo ha una grande tradizione ciclistica, nel senso che vediamo sempre più spesso tanti appassionati andare in bicicletta, non solo negli eventi organizzati, ma anche a livello cicloturistico, soprattutto tanti tanti stranieri che vengono a vedere queste bellezze paesaggistiche, culturali e artistiche e godersele pedalando lentamente. Per cui io sono convinto che questi eventi, come abbiamo detto in conferenza, ma soprattutto per l'esperienza che abbiamo come Federazione Ciclista Italiana, questi eventi portano turismo. Il nord si differenzia molto perché il turismo per loro è gestito come industria, con una pianificazione, una progettualità industriale. Qui dobbiamo lavorare sempre di più e dico dobbiamo perché sono innamorato di questo comprensorio, per cui ci tengo molto a spingere e tentare di portare sempre più eventi di ciclismo perché la bicicletta è uno strumento ecologico, rispetta l'ambiente, anzi lo valorizza e lo promuove. Il marathon di mountain bike del 17 di luglio, che comunque tocca il comprensorio e tre comuni, sono tutte sinergie di scala che servono a portare atleti iscritti alle gare, ma con gli atleti vengono anche le famiglie, per cui alla fine si sommano e diventano grandi numeri dal punto di vista turistico.